Cari amici e amiche di Viaggi Molise e di Tele Molise, bentornati in nostra compagnia. Oggi mi trovo a San Pietro in Valle, una frazione di Frosolone, per una manifestazione ormai trentennale, e cioè l'arrivo della Befana in paese, che distribuisce bambini, sorrisi, doni e tante sorprese. Rimanete con noi. Franco Janiro, presidente dell'associazione Rainbow Spiv, un'associazione che appunto studia eventi, tradizioni e momenti di incontro per San Pietro in Valle. Celebrate non solo le tradizioni locali, i sapori locali, come abbiamo visto, con un ricco calendario che copre tutto l'anno, dall'estate all'autunno all'inverno. Oggi l'arrivo della Befana, una tradizione trentennale per San Pietro in Valle, per tutti i suoi bambini e tutti i suoi abitanti. Sì, questa è la 30ª edizione che viene svolta qui a San Pietro in Valle dell'evento dell'Epifania. Diciamo che ogni anno la Befana ci stupisce con il suo arrivo. Quest'anno una Befana motorizzata, e cioè con i quad. Sì, quest'anno è arrivata con i quad, anche a causa, diciamo, delle temperature e del meteo avverse. È una manifestazione questa che vede tante generazioni a confronto, sinonimo anche di una frazione quale quella di San Pietro in Valle, unita e coesa. Siete tanti, siete laboriosi, siete uniti, e anche perché le nuove generazioni preferiscono rimanere in loco piuttosto che andare fuori. Diciamo che perlomeno quanto riguarda San Pietro in Valle, i giovani ancora riescono a stare in loco, però come ad oggi si può vedere che dai ragazzini ai giovani e anche gente adulta è raccolta qua, quindi c'è la presenza del paese. E non solo, perché come questa manifestazione raggruppa anche dei bambini dei paesi dintorni. Appunto, è un evento, questa è una manifestazione che già dura da 30 anni e che è destinata a crescere sempre di più, addirittura allargando il raggio d'azione anche nei paesi attorno. Per l'associazione Rainbow Spiv, cosa rappresenta questo momento di incontro ma anche di divertimento con i bambini, i genitori, i nonni, gli zii? Vedere tutti questi bambini raggruppati nello stesso luogo con dei sorrisi è una cosa che rende felici sicuramente sia l'organizzazione che i genitori. Ma come ogni anno, la Befana non lascia il sorriso solo ai bambini, ma anche ai grandi, e qualche sorpresa ci sarà in seguito, poi si vedrà. E dunque un momento così fatto di unione, di divertimento, ma anche di fede religiosa, perché giustamente grazie anche a Padre Macario che ci ha ospitato, abbiamo iniziato proprio questo momento con una preghiera e un ringraziamento nel giorno dell'Epifania. Diciamo quello è doveroso, anzi colgo l'occasione per ringraziare proprio Padre Macario che ci ha dato l'opportunità di svolgere questa manifestazione all'interno della Chiesa, in quanto noi non abbiamo strutture pubbliche per svolgere, diciamo, le attività di manifestazione. Prossimamente cosa ci sarà in calendario? Prossimamente in programmazione ci saranno gli sport a sport, l'abbiamo fatto sia l'inverno scorso che l'abbiamo riproposto quest'estate. Sarebbe un percorso enogastronomico lungo il paese, dove alla fine ci sarà la data è ancora da stabilire visto le temperature. E sono con Padre Macario Manibba, parroco di San Pietro in Valle. Padre, oggi la comunità è in festa.
bambini sono contenti per l'arrivo della Befana, ma anche soprattutto per l'Epifania, manifestazione del Signore, il 6 gennaio, una data, una festa di precetto per la Chiesa Cattolica che cade giusto 12 giorni dopo il Natale. Insomma, la manifestazione di Gesù ai Re Magi ricorda 12 giorni come i 12 apostoli, le date simboliche, il significato profondo, ma ce lo dica lei qual è? L'Epifania è una parola greca che significa manifestazione della divinità, ma questo è in contesto pagano. Ma per noi cristiani Epifania vuol dire manifestazione di Dio Padre, però attraverso la nascita di questo bambino Gesù, attraverso anche la visita dei Re Magi, e poi attraverso il battesimo del Signore. E quindi attraverso questi tre eventi Dio Padre si manifesta a noi e noi comprendiamo che lo fa perché ama la nostra umanità. E quindi questo bambino che nasce per noi è uno che porta la salvezza a tutta l'umanità. Ecco perché oggi, durante la celebrazione eucaristica, la Chiesa farà l'annuncio della Pasqua, perché per noi la Pasqua è la festa più importante della liturgia. Appunto, una festa, una manifestazione nuova. L'Epifania è anche una delle prime feste dell'anno ed è appunto il Signore che si manifesta, in un certo senso anche donando un nuovo spirito di speranza, di unione, di fratellanza proprio a tutta la sua comunità. Sì. E questa è una comunità piccola, però bella anche allo stesso momento, perché celebrando questa festa in chiesa, è vero che fuori il tempo non è tanto bello, però fare questi regali ai bambini nella chiesa significa che è Dio che accoglie questi bambini, anche perché questi bambini ci ricordano il bambino Gesù e quindi per me è sempre una gioia di vedere che tutta la comunità si stringe attorno ai bambini, perché i bambini sono un motivo di speranza per la comunità, ma anche per tutta l'umanità. E quello che vediamo oggi noi a San Pietro in Valle, il fatto che i bimbi aprano i pacchi della Befana proprio in chiesa, sta a significare anche come il sacro e il pagano si uniscono in nome delle tradizioni, della continuità, ma anche della fede. Quindi c'è un'educazione fin da piccoli qui a San Pietro in Valle, proprio per avvicinarli ai precetti cattolici. Sì, sì, vorrei dire che Da quando Gesù è nato, no? Da quando abbiamo conosciuto questo mistero che chiamiamo il mistero dell'incarnazione, cioè il Verbo di Dio che si fa carne, non c'è più veramente differenza tra il sacro e il profano, perché Gesù assume tutto questo e quindi spetta a noi adesso camminare con questo bambino Gesù e vivere questa nuova esperienza spirituale, perché ormai tutti noi siamo diventati figli di Dio attraverso questa assunzione della nostra umanità da parte di Gesù. E quindi io credo che la festa di oggi deve aiutare tutti a guardare verso Dio e ad assumere anche atteggiamenti molto positivi, perché il futuro probabilmente sarà più bello. E con questo messaggio appunto di speranza, Gesù oggi si è manifestato anche a noi dopo che è nato, così come si manifestò e accolse i Re Magi che arrivarono alla capanna, oggi San Pietro in Valle con la sua Befana, con lei, pastore della comunità, e con tutti questi bei bambini, futuro, speranza e fiducia in quello che verrà. Sì, 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 veramente c'è fiducia, perché abbiamo visto che tutti i bambini sono sorridenti e questo è anche il segno che la comunità è molto, molto viva, molto, che crede nel suo futuro, e noi speriamo che questo futuro è anche il futuro di tutto il Molise.